I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti, non da TICMIL, ed hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e TICMIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti, e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMIL, a meno che non sia stato specificato. Avvertenze sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 72% o 71% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con TICMIL UK LTD e TICMIL Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questo è l'ultimo webinar dell'anno in casa TICMIL, è il terzo che faccio con Sergei. Io sono ovviamente Giuseppe Ciricola, Country Manager Italia TICMIL, e quindi con me questa sera ci sarà Sergei Magalà e andremo a parlare della gestione del rischio. Però prima di entrare nel vivo, vi faccio una brevissima presentazione del broker TICMIL, che è un broker non di Unidesk, significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider, regolamentato dalla FCA UK con fondi segregati, separati dalla società e assicurati fino a 85.000 sterline. La velocità di esecuzione è ultra rapida, con una media di 0,15 secondi, garantita da 10 server sparsi per il globo. Non ci sono requote e non ho limitazioni sulle strategie, potete utilizzare quelle che ritenete più opportune, come scalping, arbitraggio, eccetera. Gli spread partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato, non ci sono costi né sui depositi né sui prelievi. Questa è la mappa dei server di TICMIL sparsi per il globo, quello più importante di Londra, poi North Virginia, Tokyo e gli altri di backup. Potete comparare gli spread e le commissioni di TICMIL con gli altri broker dal sito esterno di MyFXBook, e troverete quasi sempre che TICMIL abbia le condizioni migliori rispetto ai competitor. Grazie a queste caratteristiche, TICMIL è stata premiata per 2 anni di fila come miglior broker per esecuzione degli ordini, e nel 2019 i primi 9 mesi del 2019 sono state comunque TICMIL ha superato tutte le aspettative in tutte le metriche finanziarie, nonostante comunque in Europa ci sia ESMA. Allora, io ho chiuso la presentazione del broker. Adesso passo la linea a Sergei, che dovrebbe anche sentirmi. Ciao Sergei, mi senti, vero? Ti passo. Ciao, sì, ti sento. Ok, ti sto passando il monitor. Ok. Eccolo, vediamo Sergei Magalà, Top Trader. Benissimo. Buonasera a tutti. Allora, prima di iniziare, ora che si colleghi, che collegano tutti quanti, volevo chiedervi se eravate presenti anche a qualcuno dei webinar scorsi, della serie Gestione delle posizioni organizzati con TICMIL, oppure se è la prima serata che seguite. Uno. E due, se avete delle domande appunto sulle serate scorse, se avete provato a fare qualche cosa, approfondito qualche aspetto dei concetti esposti, se avete qualche domanda, che adesso Giuseppe mi eventualmente riporterà perché non le leggo. Allora, ahia, qualcuno ha perso i primi due, ma mi siete persi. Allora, comunque, ci sono le registrazioni, potete andare sul canale YouTube di TICMIL e troverete le due registrazioni. Comunque sì, molti, tra cui Pietro, Giosuè, li hanno seguiti. Altri ti hanno iniziato a conoscere sull'altro broker, Sergei, e ti chiedono anche un confronto, ma questo magari poi glielo chiedete in privato. E diciamo sì, che comunque la maggior parte ti ha seguito. Benissimo.
Va bene, se non ci sono domande specifiche riguardanti gli scorsi webinar, proseguiamo. Andiamo. No, per il momento solo sì a. Se qualcuno ha seguito la trilogia dei webinar della settimana scorsa che ho fatto, diciamo, in altri sedi, si annoierà un pochino perché oggi tratteremo il money management, quindi il discorso è sempre quello. Perché è esattamente la giusta conclusione di questa serie di webinar dedicata alla gestione delle posizioni. Oggi parliamo. Approfondiamo, diciamo, un aspetto generico, entrando come sempre alla fine nello specifico a livello di applicazione pratica, appunto della questione money management e conoscenza e gestione del rischio. Ok, abbiamo visto un po' di trucchetti, un po' di cose interessanti che si possono ottenere lavorando con i sistemi a griglia, che ci consentono da un lato mediare o martingalare le posizioni. Abbiamo visto le varie opzioni, i vantaggi e gli svantaggi che questi approcci presentano. Dall'altro rovescio della medaglia, diciamo, abbiamo visto invece le piramidazioni, okay, comunque si basano su un concetto molto simile, però girato all'opposto, quindi si piramidava le operazioni. E io direi addirittura di rivedere qualche piccolo frammento delle due, giusto per capire. Ok, vabbè, le mediate, comunque dopo vi riguarderete le registrazioni. Comunque, si arrivava a parlare ad un certo punto di rischio e di probabilità, d'accordo? Infatti, quando si parlava di mediazioni, cosa dicevamo? Noi praticamente chiudiamo immediata quando aspettandoci un ritracciamento di metà del movimento che ci è andato contro, aumentando proprio le probabilità di chiudere in gain. Ok, nel caso delle piramidazioni, facevamo un discorso molto simile in cui, diciamo, sfruttavamo al massimo la possibilità di piramidare, aggiungere delle operazioni, proteggendoci comunque dello stop loss, stando attenti a, diciamo, mantenere il tutto abbastanza equilibrato perché dovevamo prevedere un certo movimento direzionale del prezzo e un certo ritracciamento. Okay, il ritracciamento era, diciamo, la nostra costante di rischio. Dopo andate a ricercarvi un po' le cose. E abbiamo detto che il rischio è legato anche al concetto di probabilità. Questo è un po' più fine, però vabbè, sono due webinar abbastanza lunghi. Oggi in parte riprendiamo il discorso andando proprio a quantificare questo rischio tramite il position sizing, il dimensionamento, diciamo, delle nostre posizioni, che poi gestiremo in un modo o in un altro. Okay? Nessun tipo di money management può aiutarci a diventare trader profittevoli, nel senso, una strategia che non ha nessuna, diciamo, elemento, che ne abbiamo già parlato, di diciamo prevedibilità dei mercati, che riesca a prevedere qualche movimento dei mercati, nessuna strategia che non abbia, diciamo, intrinsecamente un qualche cosa, un qualche vantaggio sul mercato, quindi in sostanza nessuna strategia che non sia una strategia profittevole diventerà profittevole con un money management piuttosto che un altro, d'accordo? Le gestioni particolari che abbiamo visto, quindi a mediazione e a piramidazione, non sono, diciamo, racchiuse nel discorso del money management, ma invece sono proprio delle questioni strategiche che fanno parte della strategia. D'altro canto, però, una buona strategia che ci consentirebbe
di guadagnare sui mercati finanziari sarà rovinata da un cattivo money management, da una cattiva gestione del rischio. Okay, quindi posso avere una strategia cattiva, non diventerà buona, cioè una strategia perdente non diventerà profittevole variando il money management, ma una strategia buona può diventare perdente, ok, se si sbaglia a stimare, a calcolare il rischio, ok, quindi sbagliando il money management. Un esempio delle cose che si trovano in giro, perché il trading è una cosa tremenda, veramente. Il mainstream della formazione del trading, che anche diciamo un po' i rumors, le cose, i discorsini, i vari bla 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 delle chat di trading, quelle cose lì sono veramente inqualificabili e abbiamo spesso a che fare con delle informazioni del tutto sbagliate, del tutto fasulle, come per esempio. È un esempio su tanti che si possono fare, molti si vantano di performance irrealistiche, incredibili, ok? Per esempio, come questo qui, del 100% al giorno, ok? Magari prendendosi anche sul serio, e magari le persone, diciamo, i principianti che si approcciano a questo modo, magari possono anche crederci. Però anche qui bisogna un attimo anche saper utilizzare, ricorrere a quello che si chiama buon senso, d'accordo? 100% al giorno, facciamo una bella tabellina Excel, ok, considerando che in un mese ci sono circa 20 giorni borsistici, in 2-3 mesi da 100 euro con il compounding si arriva a, che cifra è questa? 200 miliardi, Giuseppe? Hai mai trasformato 100 euro in 200 miliardi? Io non credo. Ma ci sto provando, ci farò sapere. Esatto, però delle volte capita, diciamo, che ci tocchino queste informazioni del tutto infondate. Questo qui l'ho preso da un sito dove elencava praticamente c'era una classifica dei gestori di hedge fund più pagati al mondo. Ok, sì, sono fondi di investimento, sì, hanno un certo tipo di costi di gestione, di un certo tipo di responsabilità e un certo tipo di paletti operativi per quanto riguarda il rischio a cui si possono esporre, che poi vediamo che quando perdono i fondi di investimento perdono spesso delle grosse percentuali, esattamente come i trader retail, quindi anche lì c'è un discorso abbastanza relativo. Comunque si arriva, vedete, a un picco di 64% di rendimento annualizzato medio. Ok, le cifre sono queste. Amo citare il fondo Medallion, che okay, è un fondo di investimento chiuso, privato, okay, della Renaissance Technologies, famoso per avere, diciamo, i rendimenti storici più alti al mondo, non tanto per la cifra del rendimento annualizzato, ma quanto per la costanza e la longevità. Ok, è un fondo che ha cominciato nel 1988, ha avuto un solo anno in perdita. Ok, qui abbiamo, diciamo, lo storico delle performance annuali fino al 2016. In media abbiamo un 36,6% di rendimento costante. Ok. Uno può dire, ma sono cifre veramente, cioè in teoria basse rispetto un po' alle cose che si sentono dire in giro, che un trader, non so, con 10.000 euro sul conto si possono trasferire ai Caraibi a fare trading della spiaggia con delle performance enormi. E qui stiamo parlando di un, fra virgolette, misero 36,6%. E invece questo è un fondo talmente performante da considerare al punto che è considerato praticamente inarrivabile a tutti gli altri fondi di investimento e tutti gli altri trader proprio per questa costanza, questa sfilza di anni consecutivi in quick gain, quindi che è già una cosa incredibile, con delle performance che arrivano al 100% con 36,6% e la media. Ma il segreto qual è? Il segreto, come ho già detto, è la costanza, quindi non è la singola performance, è la costanza, ok?
Vediamo, investendo solamente 10.000 dollari nel 1988, quindi l'apertura del conto, di questo fondo, d'accordo, pur avendo questo anno con una leggera perdita, reinvestendo gli utili, ovviamente, si arriva, in questi, se non sbaglio, dovrebbero essere 28 anni di storico, si arriva ad ottenere un capitale. Ripeto, partendo da 10.000, un niente, ok, cos'è circa? È meno della metà dello stipendio medio annuale italiano, quindi 6 mesi di stipendio, cioè proprio un niente. Si arriva ad ottenere 188, arrotondato, 189 milioni di dollari, d'accordo? Quindi non è poco, è tantissimo. 28 anni passano, fidatevi che a me piacerebbe, diciamo, tornare indietro nel tempo. Adesso 28 anni fa ero piccolino, però se i miei genitori avessero investito 10.000 dollari su questo fondo, dicendomi guarda, li vai a riprendere tra una trentina d'anni, oggi sarei molto molto contento, giusto? Ok. Questo è quello che significa un rendimento costante, realistico, abbastanza alto. D'accordo? Interesse composto, chiamato anche la formula della ricchezza. E questo è il modo di fare grandi performance assolute sul trading, non ce ne sono altre. Sì, ci sono le botte di culo, un trader su 10.000. Avrà per un po' di tempo trovato quella cosa in cui la sua operatività col senno di poi corrisponderà all'evoluzione del mercato, cioè si sovrascriverà bene all'evoluzione del mercato, magari con l'utilizzo della leva finanziaria riuscirà, sì, ci sono dei rari singoli casi in cui, abbiamo visto qualcuno durante i precedenti webinar, si arriva a fare le sovraperformance. Ma non è razionalmente, diciamo, una cosa sveglia puntare sulle sovra-performance. È molto più intelligente puntare su delle cose più realistiche, soprattutto avendo la matematica e magari la statistica dalla nostra parte. Ok, vediamo 30% mensile. All'interesse composito per 28 anni, sempre da 10.000 arriviamo a 2 milioni, 40% arriviamo a 172, 50% mensile si arriva a, che cos'è questo? Aiutami a leggere, Giuseppe. È 1 miliardo, no? Bravo, 1.300.000 da 10.000 in 28 anni, 50% di rendimento, okay, reinvestendo in maniera diciamo a blocchi di anno in anno, quindi neanche da dire sto proprio forzando più di tanto, diciamo la componente dell'interesse composito, magari dopo vediamo un Excel. Di un reinvestimento di un gain dell'1% al giorno, vediamo che cosa incredibile si tira fuori, solo, cioè, giusto per giocare, per capire un attimo il concetto. Qui prendiamo un rendimento per molti, diciamo, considerato insignificante perché c'è chi vuole farli al mese, il 50%, qui vediamo 50% all'anno costante in 28 anni da 10.000 dollari si arriva a più di 1 miliardo. Ok, facciamo queste, cerchiamo di fare queste cose qui e non il 100% al giorno. Semplicemente perché se proviamo a fare il 100% al giorno, al mese o all'anno, ci succederà quello che succede a tutti quelli che ci provano. Svuoteremo il conto e adesso vedremo anche il perché. Sempre per rimanere nel tema interesse composito. Perché dopo sono cose molto interessanti, secondo me, questo è quello che vuol dire fare 1% al giorno, perché diciamo, ah, ma
a fare il trader, vuoi che non riesci a fare 1% al giorno? Va bene, 1% al giorno, perché dico, ah, io sono profittevole ogni giorno, d'accordo, 1% al giorno lo vogliamo fare, ok, 1% al giorno partendo da 10.000, in 10 anni si arriva a una cifra che non mi ricordo neanche come si legge, ok, diciamo che si diventa milionari dopo 2 anni, i primi 2 miliardi arrivano dopo 5 anni e così via. Dopo si va a decine, centinaia, cioè delle cose assurde. Ok, vediamo Praticamente 0,5 al giorno, 0,5% al giorno. Che cosa succede? Da 10.000, beh, già un po' meglio, miliardari solo dopo 10 anni, però ovviamente sono cose assurde, non si scappa, non è questa la via. Vediamo una cosa un pelino più realistica. Ok, 1% a settimana. Ok, 1% a settimana vuol dire poco più di un 4% al mese. Magari partendo capitalizzati, in 10 anni si arriva da 100.000 a 14 milioni. Quindi una cosa comunque potentissima. Cos'è che dicevi, Giuseppe? No, era l'esempio di prima, che praticamente con l'1% al giorno, in pochi anni risolveresti il problema del debito pubblico. Era solo una Sì, ne considerazione. risolveresti tanti problemi. Io lascerei lì il debito pubblico, mi comprerei una bella isoletta tutta per me. Il debito pubblico lo lascerei lì. Sto scherzando, eh? Sicuramente farei molta beneficenza con tutti quei miliardi. Però questo per dire che quando vi dicono, ah, ma bisogna fare 1% al giorno, stiamo parlando di queste cose qui. Ok. Perché ho detto che se ci provo, svuoto il conto, come succede praticamente a tutti. Allora, intanto la legge è questa: ogni eventuale profitto è direttamente proporzionato al rischio. Ok, l'abbiamo già sentita se avete seguito i miei webinar. Per forza, quando apro una posizione, può andarmi a favore o vuoi una volta su 100? Mi andrà a sfavore. Ok. Qual è l'oscillazione massima? Come si chiama l'oscillazione massima? Che è la mia posizione o la mia serie di posizioni, mettiamo che mi vada a sfavore, vadano a sfavore due o tre operazioni. Come si chiama questa oscillazione negativa? Si chiama drawdown. Ok. Quindi che cos'è il drawdown? Allora, intanto l'equity è la concatenazione dei risultati delle nostre operazioni, perché non sa che cosa sia la parola equity, ok? Il drawdown è la differenza tra il picco massimo relativo della nostra equity e il successivo picco meno negativo, d'accordo? E si calcola in questo modo qui. Minimo relativo fratto massimo relativo meno 1. Se vogliamo sapere quanto abbiamo perso in percentuale, capitale iniziale meno capitale finale diviso capitale iniziale, ok? Può essere riferito sia a operazioni chiuse che a quelle aperte. Qui si vede riferito ad operazioni chiuse. Ok, quindi attenzione al report MT4. Adesso lui calcolerebbe anche il drawdown relativo che dovrebbe indicare il drawdown a operazioni aperte, però non viene rispettata questa metrica perché dopo dipende se le operazioni sono multiple, se sono overnight, diciamo non è una metrica affidabile. È molto più affidabile per seguire l'andamento di un equity, di risultati di un trading, di un sistema, se seguite le performance di un trader che seguite, che vi vuole vendere dei corsi, queste cose qui. Potete guardare My Facebook, ok? Lì dove si parla di drawdown a operazioni aperte. Drawdown a operazioni aperte è la linea gialla, mentre quella rossa è diciamo, l'equity delle operazioni chiuse. Ovviamente tutte le volte che vediamo un equity che, in cui le operazioni chiuse crescono e basta, okay, quindi un profitto dietro l'altro e non si incassa nessuna perdita,
ci troviamo di fronte a che cosa? A una griglia, a una martingala, a un qualcosa che fa delle mediazioni e quando le operazioni vanno contro, e prima o poi vanno contro, ok, queste non vengono chiuse con una perdita, la perdita non viene incassata, ma l'operazione viene in qualche modo mediata e si aspetta la chiusura in media, d'accordo? Non si scappa al di là di quello che vi viene detto, quello che presumete. È così: se le operazioni chiuse di un equity crescono e basta, vuol dire che quelle aperte vengono lasciate correre. Per questo bisogna, quando si parla di drawdown, ragionare di drawdown a operazioni aperte, d'accordo? E anche qua adesso, My Facebook, molti dicono: ah, ma si può falsificare. No, non si può truccare My Facebook. L'unico difetto che ha, diciamo, che il drawdown delle operazioni aperte ce le fa vedere solo se vanno overnight. Quindi, anche qui l'unico modo per fare i furbi, diciamo, è staccare la connessione al record di My Facebook, e se il drawdown in giornata rientra dalla griglia della martingalata, sto spiegando questo ricollegandomi al primo webinar. Dopo chi non ha seguito, magari gli mandiamo la registrazione di tutti e tre i webinar in serie. Ok, quindi bisogna guardare questa cosa qui. Allora, questo era il sistema Volada, ha funzionato come tutte le griglie, che una griglia funziona sempre o non funziona mai, ci dipende da. Se diciamo, col senno del poi, nel periodo di tesi di utilizzo, il mercato non li vada veramente contro, okay? Tanto prima o poi ogni griglia subirà il suo drawdown, però ne abbiamo parlato la prima serata. Infatti, dopo un po' le operazioni, cioè è andato bene per un annetto, dopo un po' abbiamo subito un grosso drawdown. Cioè, la griglia è sopravvissuta, però diciamo. Questo è quello che bisogna aspettarsi da ogni gestione di questo tipo, prima o poi arriva. Ok, il problema qual è? Uno dice: vabbè, io rischio quello che voglio rischiare, voglio guadagnare tantissimo, quindi rischio un po' di più, mi posso permettere un po' di drawdown in più. Allora, il problema, ok, non è tanto la percentuale del drawdown, ma quanto la percentuale di recupero, che non è uguale, cioè non è speculare al drawdown. Ok, capitale iniziale fratto capitale finale meno 1 è la percentuale di recupero. Che cosa vuol dire? Per recuperare un drawdown del 10%, diciamo i nostri conti, ok, partiamo da un conto di 1000 euro, arriviamo a perdere 100 euro, siamo a 900 di capitale finale. Per tornare a 1000 euro di conto dobbiamo fare una performance dell'11,1%. Ok. 20% per recuperarlo ci vogliono 25% di performance. Per recuperare un 30% di drawdown dobbiamo superare il 40% di performance, quindi dobbiamo essere più bravi dei gestori del miglior fondo di investimento al mondo. Ok, e questo non per fare una nostra performance annuale, ma solamente per recuperare il drawdown e tornare al punto di prima. 40% di drawdown, 66,7% di performance, 50% di drawdown significa che per recuperare devo fare un gain del 100%. E poi qui vediamo i casi più estremi, meno 70, 200, meno 90, 900% e così via. È facile fare il 100% di gain? Sì, tutti facciamo il 100% di gain, vero? Non è così purtroppo. Quindi, rimanendo con i piedi per terra, andando a vedere quello che fanno i gestori professionisti, che tengo sempre come, diciamo, punto di riferimento, anziché i vari pallonari, okay, del trading, scopro che effettivamente fare un 100% di gain è difficile. Ok, ed essere costretti a fare un 100%, un 70, 66, 70% di gain solamente per recuperare un drawdown, per tornare al punto di partenza, è una cosa pressoché, non dico impossibile, però se mi trovo in questa condizione vuol dire che c'è qualcosa che non va nel mio trading, c'è qualcosa di
di seriamente sbagliato. Ok, questa è un'altra panoramica delle varie performance dei fondi di investimento. Ok, come si gestiva? Vediamo degli altri aspetti di tutto questo, del drawdown e del rischio. Il rischio è quella cosa che prima o poi si incassa sempre, ricordatelo, che okay, possiamo essere bravi quanto vogliamo, ma prima o poi, ok, un po' di rischio monetizziamo. Se no sarebbe troppo facile. Ok, allora, questa è perdita percentuale, ok, capitale iniziale meno finale diviso inizio, fratto iniziale. Vediamo un po' questo aspetto. Allora, adesso qui rischio 10% del capitale iniziale per operazione. È volutamente tanto proprio per farvi vedere, diciamo, un altro aspetto della conseguenza di questa cosa è per introdurvi un pochino al ragionamento in termini di rischio, ok? Non money management, che leva uso, che leva mi dà il broker, no, proprio il rischio, ok? È proprio la parola che ci dobbiamo scolpire nella mente, ok? Qui vado a rischiare. Il 10%, cosa vuol dire? Che se incasso questo rischio, che può essere uno stop loss, che può essere uno stop loss sull'equity, che può essere un'oscillazione negativa delle mie operazioni aperte, ok? Ipoteticamente facciamo che 100 punti del mercato a un lotto mi costino 100 dollari, ok? Conto ipotetico, ok? Non attacchiamoci ai numeri. Quindi incasso un rischio, arrivo a 900. Il rischio è sempre costante perché entriamo in posizione con un lotto, quindi con una posizione costante a partire dal capitale iniziale in poi, quindi non lo modifichiamo mai, ok? Quindi perdiamo un tot. Ok, arriviamo a 900. Poi perdiamo sempre questi 100 dollari, arriviamo a 800. Qui il rischio non è più 10%, è 11%. Ok, nello scalino successivo, quando perdiamo i 100 dollari successivi, stiamo rischiando 12% del capitale. Ok, passo successivo, stiamo rischiando il 14%, poi il 16%, e poi alla fine, quando arriviamo a perdere metà del capitale, ok, 50% di drawdown, rischiare la stessa quantità di denaro con la stessa percentuale rispetto al capitale iniziale significa rischiare il doppio del rischio iniziale, d'accordo? Vuol dire che ci metteremo la metà per svuotare il conto, ok? Va bene, arrivati a questo punto, magari mi do una svegliata e dico: aspetta, io devo diminuire il rischio, giustamente, cosa che avrei dovuto fare fin da subito, fin dalla prima perdita. Vediamo lo scenario a cui ci troveremo di fronte. Faccio le stesse operazioni, però mi vanno bene, sempre della stessa quantità di punti. Ho dimezzato il rischio, quindi adesso sto lavorando non più a un lotto, a mezzo lotto, quindi guadagnerò 50 dollari per operazione. Mi va bene la stessa quantità di operazioni che prima mi sono andate male. Sempre invece di fare 5 operazioni in perdita, sono riuscito a fare 5 operazioni in vincita. Ok, qui ipoteticamente se perdo 100 punti, se vinco 100 punti, ok, giusto per fare un esempio che si capisca bene. Okay, quindi dimezzando il rischio, mi ritroverò dopo la mia serie fortunata ad avere 750 dollari sul conto. Ok, e non più 1000 come all'inizio, perché ho ridotto il rischio, però ovviamente ho ridotto anche la capacità di recupero. Quindi vedete il circolo vizioso dell'avere un drawdown, di lavorare con un drawdown alto?
ci scaviamo la fossa da soli. Ok. Nonostante che magari si può pensare che rischiando un po' di più, quindi utilizzando più leva, dimensionando le posizioni, diciamo, di più rispetto al nostro conto, potremmo guadagnare in più. Niente di più falso, ed è questa, diciamo, la forza del trader. Ok, questo è uno dei miei maestri, pochi maestri che ho io, perché anch'io ho dei maestri, Enrico Stucchi. Ok, ho scoperto che anche lui fa lo stesso tipo di ricerca che faccio io. Quindi, che cosa fa? Fa, diciamo, delle simulazioni per, diciamo, scovare degli elementi probabilistici che possono stare, esistere dietro al nostro trading. Quindi, in questo esempio, lui cosa ha fatto? Dopo, come Giuseppe sa, nei miei corsi faccio vedere degli altri tipi di test che faccio io, però questa, ogni tanto mi piace fare qualche omaggio anche ai miei maestri, ok? Lui che cosa fa? Prende un algoritmo che trada a casaccio, ok? Gli dà un vantaggio però, quindi delle operazioni aperte a casaccio, però rispettando un certo vantaggio. Quindi non lo so, per esempio una operazione su tre sarà vincente, un vantaggio di questo tipo. Quindi matematicamente gli verrà fuori un'equity sempre positiva in un modo o in un altro, ok? 1000 trade casuali partendo da un lotto e così via. Ok. E andiamo a vedere che cosa otteniamo. Ok. Lavorando a leva 1, a leva 10 e a leva 30. D'accordo? Per leva si intende leva dell'operazione, dopo vediamo matematicamente di cosa si tratta, ok? Quindi non leva del broker. Ricordo che comunque la leva massima di questo test è 30, ok? Che è quella, diciamo, imposta dall'ESMA, che molti non volevano accettare, mentre secondo me leva 30 del broker è tantissima e non dovremmo mai neanche avvicinarci neanche alla metà di leva 30, ecco, nel nostro trading, se vogliamo fare i trader, ok, no, e non, diciamo, i gambler, i giocatori. Allora, leva 1 si ottiene l'equity di figura 1, ok, che la maggior parte dei trader se la scorda, bla bla bla, è giusto, ok. E poi facciamo lo stesso identico test con le stesse identiche trade, gli stessi identici trade, leva 10, leva 30. Ok. Che cosa osserviamo? A leva 1 abbiamo, diciamo, l'equity più costante, con un minor drawdown in percentuale. Ok. Quindi anche la più, diciamo, utilizzabile. In leva 2 abbiamo il profitto maggiore, cioè leva 10, che nell'esempio 2 abbiamo il profitto maggiore, però con un drawdown assurdo, perché qui passiamo dal 1,6 milioni di gain a 300 mila di gain, cioè perdiamo tantissimo, okay? Più dell'80% di drawdown, una cosa insopportabile. Però qui abbiamo, fra virgolette, giocato massimizzando che cosa? Diciamo, il vantaggio della percentuale del recupero dell'investimento degli utili. La cosa curiosa qual è? Vedete la leva 30, l'equity verde? È perdente, non comincia neanche mai a salire. Ok, e questo è quello che succede praticamente la totalità dei conti dei trader che usano troppo leva, che rischiano troppo. D'accordo? Il bello di questi test qual è? È che qui posso, vedete, posso rilanciare la simulazione migliaia di volte cambiando la causalità di eventi, mantenendo lo stesso vantaggio. Quindi qui ricordo, vantaggio, qui abbiamo già presupposto che il trader sappia quello che fa, che quindi ha un vantaggio sul mercato. Okay. Le curve cambieranno forma anche radicalmente, ma il risultato rimarrà medesimo. Ok.
Quindi tramite questi test si riesce a ricavare diciamo, una specie di legge statistica che ci spiega quali sono le nostre probabilità di sopravvivenza. Ok, sono tra leva 1 e massimo leva 10. Se si va oltre, si perde matematicamente. Se vi volete mettere contro la matematica, accomodatevi pure. Io non mi ci metto. Questa è una simulazione che ho fatto io. Ok, 3 mesi a 0,1 lot, quindi a leva 1. 31 sopravvissuti, drawdown 5%, quindi sopportabilissimo. Ok, 31 sopravvissuti su 100. Anche qui posso ripetere migliaia di volte e mi verrà più o meno lo stesso risultato. Ok, fino a leva 10, più o meno lo stesso risultato, una trentina, 3 lotti, 31, 21 sopravvissuti, 3 mesi, ok, quindi non tante operazioni, 5 lotti, 11 sopravvissuti, 10 lotti, ok, nessun sopravvissuto. Ok, John Travolta. 6 mesi, 0,1 lotti, partendo da 10.000 di capitale sempre, ok? Drawdown bassissimo, 22 sopravvissuti. Vedete che aumentando il numero delle operazioni, quindi i mesi del test, le cose cambiano. 6 mesi, 0,1 lotti, ok? Sempre lo stesso test, quindi da 30 già passiamo a meno di 20. 3 lotti 14, 5 lotti 8, un anno 0,1 lot 0,9, un anno 1 lot, quindi leva 10, 4, ok, un anno 3 lotti 30, però con dei drawdown faccio notare che in realtà i sopravvissuti sono 2 perché uno ha avuto un drawdown del 93%, a 70% il broker gli stacca la spina richiamando i margini, ok, quindi questo sarebbe andato tra i persi. Ok, 5 lotti, un sopravvissuto, in realtà nessuno sopravvissuto perché qui avrebbe sempre il broker avrebbe staccato la spina a meno 70. Ok, giustamente perché c'è proprio una cosa di regolamentazione. Quindi niente. Allora, intanto abbiamo visto che sì, è possibile a leva alta sopravvivere nel test di un mese, 2 mesi, 3 mesi. Qualche probabilità ce l'abbiamo, ma man mano che si aumenta la durata del test, quindi il numero delle operazioni, okay, l'aumento della leva è sempre più incisivo sulla quantità dei sopravvissuti. Credete di poter averla vinta con la statistica a sfavore? Io preferisco lavorare con la statistica e le leggi della matematica a mio favore piuttosto che a sfavore, giusto, Giuseppe? Assolutamente. Esatto. Il controllo del rischio e quindi lavorare sulla corretto dimensionamento delle posizioni, sia a livello di protezione, ma sia a livello di, diciamo, come dire, di quella furbizia del trader per massimizzare i nostri guadagni. Infatti abbiamo visto il giusto dimensionamento proporzionato al conto della posizione. Quale potenza ci regalava grazie al reinvestimento degli utili, quindi la formula dell'interesse composito, che quindi non è solo un, come dire, il mio non è solo un bacchettamento, ah, ma usate poca leva perché sennò perdete. Sì, è vero quello, ma utilizzando le stesse regole, dall'altro lato, non solo ci proteggiamo dal rischio, perché se incassiamo troppo rischio, dopo non stiamo qui neanche a parlarne, svuotiamo il conto e è finita lì. Ok, ma ciò, quindi le stesse regole, le stesse azioni, valgono anche per massimizzare gli eventuali profitti, per guadagnare tanti soldi grazie alla nostra bravura di trader. Ok, e qui proprio il succo dell'importanza del money management, del controllo del rischio, del position sizing, che molti non vogliono comprendere, ok? Perché vogliono tutto subito. No, studiamoci un attimo queste due o tre leggi della matematica,
facciamolo lavorare a nostro favore, non a sfavore. Okay, perché? Perché già il mercato è quasi imprevedibile, è molto, molto difficilmente prevedibile. Quindi le strategie che funzionano sono poche, sono difficili da scoprire, d'accordo? Perciò quello che possiamo controllare del tutto, quindi le nostre azioni, le dobbiamo controllare, ok? Il controllo della limitazione del rischio ci fa assumere il pieno controllo della nostra attività di trading. Ok? Altrimenti non si sopravvive. Rischiare poco è la vera chiave del successo del trader. Aggiungiamoci la potenza dell'investimento degli utili tramite per via dell'interesse composto, abbiamo visto che i risultati si possono aggiungere sempre a livello teorico di matematica. Però intanto non mi metto contro quella roba lì e la faccio lavorare a mio favore. E già ho fatto tantissimo, ok? Che cosa vuol dire tenere la posizione, mantenere la posizione direttamente proporzionale al conto? Proprio onde evitare, vabbè, onde evitare le situazioni come quello che vi ho fatto vedere del sprofondamento dell'equity e della rottura della capacità di recupero che abbiamo visto mantenendo lo stesso rischio, mantenendo un rischio senza raddoppiare il rischio in sostanza, che abbiamo visto nelle slide precedenti. L'unica cosa che veramente si può fare è mantenere la posizione direttamente proporzionata al conto, quindi o rischiare una certa quantità, esporci a una certa percentuale di rischio ricalcolata di volta in volta ad ogni variazione del nostro conto di trading. Okay. Quindi se il conto aumenta, aumentiamo la posizione, reinvestiamo gli utili per avere quella formulina magica a nostro favore. Se il conto diminuisce, noi riduciamo la posizione per non avere, okay, la formulina della percentuale di recupero che aumenta man mano che aumenta il drawdown, ok, però non averla a sfavore. Tutto qui. Ok, che cos'è la leva? Leva uguale posizione di fratto conto. Okay, la dimensione della posizione è conto per leva. D'accordo? La stessa formula della proporzionalità diretta. Ok, nel Forex la quantità della posizione è determinata dalla quantità della prima valuta del tasso di cambio. Ok. Quindi con un conticino da 10.000 euro levo 1, apro 10.000 di euro dollaro. Ok, quindi 0,1 lotti. Un decimo di lotto, perché un lotto intero vuol dire 100.000 unità. Ok, quindi ancora esempi, perché si impara meglio dagli esempi che dalle teorie. Ok. Conto 10.000 euro dollaro a leva 1 e 2, conto per leva uguale posizione, quindi 10.000 per 1 leva uguale 10.000, un mini lotto 0,1 di euro 2, a leva 2 10.000 per 2 20.000, ok, 0,2 euro dollaro, ok, quindi raddoppiare la leva significa raddoppiare il l'aumentare della nostra posizione, e non è poco passare da 1 a 2, figuriamoci quando si parla di leva 30. Dopo vediamo a livello di, per quello che parlo del rischio, a livello di rischio, lavorare a leva 1 quanto rischiamo, ok? Perché bisogna capire bene queste cose. Facciamo un altro esempio, abbiamo il conto in euro, ma l'operazione che vogliamo fare è su sterlina dollaro, perché vogliamo tradare, non so, gli effetti post elezioni UK che abbiamo visto i giorni scorsi, vogliamo aprire un'operazione sulla sterlina. Vediamo sempre leva 1 e leva 2, leverage, ok? Quindi conto per leverage uguale posizione, però il conto l'abbiamo in euro, l'operazione la dobbiamo fare sulla sterlina dollaro. Quindi dobbiamo convertire il nostro conto in sterline. Cioè, non è che lo dobbiamo convertire in sterline, a livello di calcolo, okay,
di conti che dobbiamo fare. Quindi dobbiamo sapere il nostro conto da 10.000 euro quanto vale in sterline. Quindi moltiplichiamo il conto per il cambio euro sterlina. Ok, per leva 10.000 euro in sterline moltiplicato, okay, per 0,878, che è il valore di euro sterlina al momento in cui facevo le slide. Ok, vuol dire che il nostro conto da 10.000 in sterline vale 8.780 sterline. Moltiplicato per 1 rimane sempre 1, okay? Quindi la nostra posizione a ronda data sarà da 0,1 sterlina dollaro, cioè da 0,9 sterlina dollaro, un po' meno di un mignolotto. Okay. Leva 2, moltiplichiamo tutto per 2, ok, 17.500, 0,18 arrotondando. D'accordo? Questi qui sono i conti che dobbiamo fare per mantenere, per lavorare a leva costante. Ok. Quindi che cosa abbiamo imparato? Queste cose bisogna saperle a menadito, ok? E so che okay, sulle basi molto spesso ci sono tante lacune. Okay? La variazione della quotazione è nominata in seconda valuta, okay? Quindi in dollaro. Euro-dollaro è composto dalle due valute del cambio, euro è la valuta base. Il dollaro è la valuta quotata. Okay. Significa che per un tot, un euro mi servono un tot di dollari. Okay? Quindi euro, diciamo, fissa unità, la seconda valuta è quella che varia. Perché quanti dollari mi servono per un euro? Cioè, ricordatevi questa cosa qui per non confondervi. Quindi per ricavare il rischio percentuale dobbiamo definire una quantità di variazione in PIP. Ok. Perché? Perché abbiamo detto, noi partiamo da un discorso di leva, che è il calcolo più facile da fare, infatti è una semplice proporzionalità, una certa proporzionalità diretta. Ok. Però dobbiamo, almeno a livello, diciamo, mentale, quantificare il rischio che si corre utilizzando questa size e spero di riuscire a spiegarmi bene. Ok. Per definire il rischio dobbiamo aggiungere una variabile che è la quantità di variazione della nostra quotazione che si misura in PIP e rispetto a quella variazione quantificare il rischio. Se no, non ha senso parlare solo di posizione di conto. Quanto rischio? Non lo so. Cioè, ci vuole una variabile in più. Questa quantità di PIP possono essere i PIP dello stop loss. Sono essere, non so, i PIP dello stop loss dell'equity tra tutte le operazioni. Può essere, diciamo, la perdita massima che possiamo concedere alla nostra griglia, dopodiché stacchiamo tutto, cioè è da adattare a caso, in caso, a caso, da caso a caso. Però per adesso supponiamo, per sintesi e per semplicità, che questa quantità di variazione in PIP sia lo stop loss della nostra operazione. Okay? Allora, se il nostro dollaro, euro-dollaro passa più o meno da 1,3 a 1,3 100 di quotazione, vuol dire che guadagna 100 pip, vuol dire che guadagna 100 dollari se trado 0,1 lotto, quindi un nominale di 10.000 euro dollaro, con un capitale di 10.000, però vabbè, non importa. Ok, quindi 100 pip, 0,1 lotti, 100 dollari, perché la seconda valuta è il dollaro. Ok. Se rischiamo 100 dollari in un'operazione, quanta percentuale rischiamo sul nostro conto di 10.000 euro? Dobbiamo fare il giochino di prima, quindi dobbiamo convertire i 100 dollari in euro, valuta di deposito. Non abbiamo dollaro, non abbiamo, diciamo, il cambio dollaro-euro, cioè ce l'abbiamo anche, però sulla nostra piattaforma non ce l'abbiamo.
Quindi dobbiamo trasformare euro-dollaro in dollaro-euro. Quindi la formula è 1 fratto euro-dollaro, la quotazione dell'euro-dollaro in quel momento, per 100 dollari uguale a 0,763, che è 1 fratto 1,3, ok, per 100 uguale a 76 euro. Quindi cosa rischiamo noi a leva 1 ogni 100 pip? 100 pip di variazione negativa a leva 1 si vuol dire rischiare 0,76% del conto. E non è poco a leva 1, perché qui si parla, ah, ma l'ESMA mi ha limitato la leva da 500 a 30. A leva 1, 100 pip è quasi 1% di rischio, non è poco. Okay. Ci siete fin qua? Mi seguite? Troppo difficile questa roba? Spero di no, perché questa non è l'ABC, è la prima lettera dell'alfabeto del trading sul Forex. Ok, Giuseppe, Sì, già. ma sono d'accordissimo, queste sono le basi, ma anch'io mi accorgo spesso quando parlo con clienti che non è assolutamente chiaro e appunto poi vogliono la leva 500 perché pensano che non si possa operare. Quindi sono molto contento di questo webinar a Sergei perché poi rimarrà la registrazione. Qualcuno chiede se si possono poi avere magari le slide, però io direi che comunque dalla registrazione già ci si può mettere in pausa e quindi se una cosa non è chiara, ritornarci sopra e poi Esatto, studiarla. facciamo così, prima o poi scriverò un libro, mi comprate il libro invece di darvi le slide. Dopo vi tenete queste cose qui. Va bene, no, l'importante è che se c'è qualche passaggio da ripetere, lo ripeto adesso, perché se non è chiaro a uno che lo ammette, vuol dire che non è chiaro almeno a 10 che non chiedono niente, capito Giuseppe? È per questo. Allora, dalla chat scrivono che sia tutto chiaro, quindi ne Possiamo andiamo avanti. andare avanti. Ok, tutti bravissimi. Ok, quindi qui questo è un esempio, diciamo, di lavoro a livello scostante. E lavorare a livello scostante è già sufficiente. Se io dico lavoro a leva 1 o a leva 2 e mantengo questo rischio ricalcolandolo di volta in volta per ogni operazione, già faccio un grandissimo lavoro. Ok, perché lavoro in sintonia con la matematica, con la statistica, diciamo, gli esperimenti probabilistici che abbiamo visto prima, anche se molto sintetizzati, però il tempo è quello che è. Dopo, se volete approfondire, sono qui apposta. Ok, allora, a parità di leverage, se trambiamo cambi con la stessa valuta, in seconda posizione, il rischio percentuale è lo stesso. Adesso andiamo a fare un piccolo approfondimento. Se cambiamo cross su quale operiamo, quindi in caso di seconda valuta diversa, cambia anche, diciamo, la quantità di rischio. Ok, perché dobbiamo, applicando questa formula che abbiamo visto qui, ok, di volta in volta, a parità di leverage, cambierà, diciamo, questa cifra. Ok, mantenendo il rischio calcolato su 100 punti. Quindi questa è una piccola complicazione. Di quanto varierà questo rischio? Diciamo che sarà sicuramente compreso tra 0,5 e 1,5, a meno che non andiate su dei cambi assurdi, non so, lira turca contro yen, cioè delle cose così che non esistono neanche. Diciamo che c'è un po' di. Siamo attorno al, diciamo, un po' sotto
all'1% di cambio. Ok, quindi se vogliamo proprio essere certosini a livello di diciamo rischio calcolato su un tot di pip di stop loss o di variazione ammessa o quello che vogliamo, come vogliamo impostare, dovremmo fare un altro tipo di calcolo. Quindi mantenere lo nostro stop loss, la nostra percentuale e rendere la leva leggermente variabile, quindi non più leva 1, ma leva in mezzo, leva 0,7, per rischiare sempre la stessa percentuale prestabilita su 100 pip. Così è più corretto. Diciamo l'algoritmo è questo. Ok. Scopro qual è il valore PIP per lotto in valuta di deposito, è scritto anche sulle nostre piattaforme, se andate a vedere tasto destro per ogni simbolo ci sono le informazioni e il valore PIP per lotto. Okay. Importo rischiato è conto diviso 100 per percentuale di rischio, per esempio 1%. Okay. Il valore del PIP è importo rischio dipende, diviso fratto importo rischiato diviso punti rischiati, lotti della posizione che dobbiamo aprire è valore PIP, ok, fratto valore PIP per lot, che è quello ce lo dà la piattaforma. Ok, questo si può sia calcolare a mano sia automatizzare per chi si diletta di scrivere i propri expert advisor, ok? Sì, manca qualcosa. Manca qualcosa. Allora, premetto che questi conti qua non li farete mai a mano. Nessuno li fa mai a mano. Cioè, non lo farete, dai, è inutile che ci prendiamo in giro. È già tanto se all'incirca sapete che avete un 10.000 sul conto, aprirete posizioni da 0,1 lotto o da 0,2 lotti. Ok, però già va bene, raddoppierete quando raddoppierete il capitale. Che è un peccato perché, dopo vi spiego anche perché, perché il forex ci permette una frammentazione fino al centesimo di lotto e dopo ne scopriamo un altro giochino matematico. Okay? Vabbè, riprenderemo il discorso. Però diciamo che questi conti non li farete mai perché dovete decidere di aprirla alla posizione, il momento in cui aprirla e in più dovete fare anche tutti questi conti. Io dopo vi darò un tool per il quale con un clic su un pulsante la posizione si aprirà con il money management giusto, ok, a leverage fisso. Poi i miei studenti ce l'hanno a rischio fisso, ok, chi ha i miei corsi professionali. Ok, ne riparliamo, dopo vi farò vedere il sistemino. Approfondiamo un altro pochino questo discorso. Abbiamo detto si può basare il money management su, diciamo, su un semplicissimo calcolo di leverage fisso e va benissimo. Okay. O si può raffinare variando un pochino il leverage in modo da rischiare esattamente la stessa percentuale sul conto su un tot fisso di punti. E anche quello va bene. Però ci vorrebbe un approfondimento, perché dopo dicono, ah, ma per guadagnare non serve molto, bisogna guardare le cose semplici. Sì, bisogna guardare le cose semplici, le cose che funzionano sui mercati sono semplici, però non sono mai facili, non sono mai comode, non sono mai scontate, che bisogna sempre approfondire. Sempre per rimanere nell'ambito della stima della percezione del rischio, dobbiamo chiederci un tot di punti di euro-dollaro, per esempio, hanno lo stesso valore in termini di rischio dei 100 punti su euro-franco-svizzero o su euro-sterlina o su un altro cambio? E su euro-dollaro 100 punti di rischio hanno lo stesso valore sempre in termini di quantità di rischio, più o meno rischio, nell'euro-dollaro di oggi o sull'euro-dollaro del 2008? Ok.
aiutiamoci con una tier, sempre c'è una tier, e dopo dicono, ah, ma l'indicatore cosa fai? Usi, non usi la... Gli indicatori non funzionano, non esistono, non ci sono gli indicatori magici, gli indicatori indicano il passato. Sempre parlare per luoghi comuni, non saprei neanche rispondere perché i luoghi comuni nel trading sono la cosa più stupida che uno si possa inventare. Okay, l'indicatore serve semplicemente per sapere delle cose, basta. Ok, che cosa voglio sapere adesso? Voglio sapere che cosa vuol dire 100 punti di stop loss nei vari periodi del mercato e sui vari cambi. Ok, prendiamo euro-dollaro di oggi, vediamo che la media della variazione tier, la variazione media giornaliera è all'incirca sulla settantina, tra i 70 e gli 80 punti al giorno. Quindi rischiare 100 punti significa rischiare un po' più, anzi un bel po' di più di un range giornaliero. Ok, su euro franco svizzero, in cui il range medio è sulla cinquantina di punti, ok, rischiare 100 punti vuol dire rischiare il doppio del range giornaliero, d'accordo? Quindi anche qui c'è anche il livello, il discorso probabilistico, che anche se è contraintuitivo, ok, su euro-dollaro 100 punti sono più rischiosi che su euro franco svizzero, che ci mette il doppio del range medio giornaliero per raggiungerli. E questo è semplicemente da capire. Ok, sempre euro-dollaro di oggi. Ok, vediamo che la media è qui. Sui 70 punti, cioè di oggi, di un anno fa, questi screenshot, d'accordo? Euro-dollaro, vedete, massimo periodo 150 punti, media del periodo 100 punti. Euro-dollaro 2008-2009, il range medio arrivava a 300 punti. Quindi il triplo della media degli ultimi anni, ok, è più di 4 volte, ok, di quello odierno. Siamo d'accordo? Quindi rischiare 100 punti oggi e rischiare 100 punti nel 2008 è una cosa, ha un significato relativo molto diverso. Anche queste cose, di queste cose bisogna tenere conto. Ok, quindi in termini di controllo del rischio è importante non solo tenere conto delle size della posizione, ma anche delle caratteristiche dello strumento finanziario tradato, come volatilità e range medio. Un altro trucchetto per migliorare la situazione, quindi aumentare le probabilità di profitto a parità di rischio o diminuire il rischio mantenendo le stesse probabilità di profitto, è quella di usare la differenziazione, quindi lavorare in maniera differenziata su più cambi, okay, su più asset class sottostanti, con più strategie. Qui vediamo quella blu, una strategia min reverting, quella bianca, una strategia trend following, che sembra che non fun cioè fun funzioni male. Sembra sia da scartare, però essendo comunque positiva e molto scorrelata rispetto a quella che può essere la nostra strategia principale, d'accordo? Fa in modo che la volatilità dell'equity, quindi il rischio medio dell'utilizzo di queste strategie, diminuisca. Ok, quindi anche la possibilità di differenziare che ci offre il Forex è una cosa molto importante. La differenziazione interna è quella di utilizzare la stessa strategia con più variazioni, però questo dopo è un po' fuori tema. Ok? Se il vostro trading ha qualcosa che non va, se perdete soldi,
Non crediate che sia una questione di capacità, è solo una questione di sapere o non sapere. Non tradare ciò che vedi, trada ciò che sai. Ok, adesso prima di parlare delle nostre strategie, vi faccio vedere una cosina. Allora. Allora, io nel frattempo rispondo un po' di domande inerenti alla registrazione, la troverete sul sito di TickMill, o meglio sul canale YouTube di TickMill, c'è una playlist Italia dove appunto avete comunque ci sono tutte le registrazioni, anche quelle precedenti. Le vedete poi dal sito di YouTube, playlist Italia. Comunque, dopo, quando gli mando il materiale agli iscritti, gli mando il link dei 2 o 3 serate, va bene? Esatto, poi riceverete anche materiale direttamente da Sergei inerente anche ai primi due webinar, il discorso degli expert di cui si era parlato, poi chi ha seguito riceverà direttamente un'email. Ok, allora questo è un conto real di test di Giuseppe, non so se ti ricordi. E adesso ci facciamo gli esperimenti in diretta con il giochino che vi darò. Possiamo, Giuseppe? Sì, dai. Vado leggero. Quante leva utilizzerai? Beh, leva 1. Decidiamo, leva 1, leva mezzo. Fatto il Abbiamo. webinar sul massimo leva 2, quindi sì. Ok, allora, intanto per impostare un expert advisor, opzioni, consiglieri esperti, permetti trading automatizzato, ok, è sufficiente. Money management, leverage. Allora, qui deve essere spuntato, permetti compravendita in tempo reale, ok, valori di input. Allora, questo è avanzato, non ve lo do così perché vi devo fare 4 ore di webinar solo per spiegare i vantaggi di queste cose qui, come settarle e tutto. Comunque, leva operazione, cioè avrete la possibilità di averlo anche nella versione avanzata, però io direi almeno aprendo un conto su Tickmill così come un po' per i sistemi avanzati di piramidazione e di mediazione di griglia degli altri webinar, li darei solamente a chi apre un conto con Tickmill tramite il mio link. Quelli base invece li riceverete così per grazia, grazia divina. Okay. Allora, quindi leva 1. O facciamo leva mezzo 0,5. Ok, vi compare questa cosa qui: compra, vendi, uscita. Voi avete solo questi tre tasti: buy, sell, exit. Ok, scaling out è un trailing stop particolare, è la possibilità di impostare lo stop loss diciamo in ATR proporzionato al mercato. Questo sarà, diciamo, nella versione avanzata per chi aprirà il conto con Tickmill. Ok, cosa facciamo? Ditemi voi, compriamo o vendiamo? Siete voi trader qui. Io sono un umile un umile top trader, vabbè. Giuseppe, compro o Allora, in vendo? chat dicono sell, io andrei comunque però long, però vabbè. Vai, ok. Adesso non guardate che è aperto stop loss e take profit. Dopo comunque avrete nell'impostazione sì la possibilità di mettere stop loss o take profit, un tot di punti oppure anche zero. Ok, dopo li potete variare trascinandoli, d'accordo? Ok. USCAT,
vedete, conto 100.000, lotti 0,5. Se fate i conti è esattamente, ok, l'operazione a leva 0,5, senza dover fare i conti. Questa è la comodità. Ok, se andiamo qui in consiglieri, il nostro sistemino che cosa ci fa in più? Adesso non so se si vede, Giuseppe, comunque ci dice lo spread che ci proponeva il broker al momento in cui abbiamo richiesto l'operazione, era di 0,7. Il prezzo ask per il nostro buy era 1,31 482. Ok, poi che cosa abbiamo? L'ask e il bid dell'esecuzione, ok, del nostro ordine. Quindi, se confrontiamo l'ask richiesto e l'ask eseguito, sono identici. Quindi, non abbiamo avuto slippage. E ci dice anche che l'ordine è stato eseguito. Ok, quindi il segnale che abbiamo mandato al broker è il segnale che ci è tornato dal broker. Ok, ha fatto il giro avanti e indietro in 374 microsecondi. Ok, quindi possiamo anche tenere diciamo, come dire, tracciare le qualità delle nostre esecuzioni. E Tickmill non ne ha paura perché è veramente un broker eccezionale sotto il punto di vista esecuzione. Allora, Giuseppe, a forza di seguire i miei webinar è diventato un trader talmente bravo, vedete che il suo buy gli sta portando profitto. È troppo presto però, aspetta che... Comunque, vi faccio vedere, scaling out, vedete, smezzato la posizione, ho portato a casa metà della posizione, questo sarà disponibile per i clienti Tickmill che apriranno il conto con il mio link. Exit, vedete, con un click ho chiuso l'operazione. Anche qua mi dice Una scalpata, ok. quanto ci ha messo a chiudere, se è slippato. Vedete qui, il bid per il buy era 31.497, il bid eseguito 31.497, quindi zero slippage. Non male. Per due operazioni in diretta. Poi ogni tanto farà un decimo di pip, 2 decimi di pip di slippage, soprattutto in fast market oppure in periodi notturni. Adesso non è che ci prendiamo in giro, però comunque la qualità è quella e soprattutto lo potete tenere tutto monitorato. Io però devo farvi vedere una slide che qua ci manca. Allora, tanto abbiamo visto che l'operazione è stata aperta. Ne apriamo un'altra, per esempio su Sell, cambiamo, diciamo così, leva 1. Ok, possiamo fare sterlina. Vabbè, adesso non voglio ricaricare il template. Ok, sterlina, qui possiamo fare un sell. Aveva uno, vedete? 0,87, all'incirca il conto che avevamo fatto prima. Ok, però con uno zero in meno perché qui il conto è 10 volte più grande. Però vedete, i conti li fa esattamente, 0,87. Quindi la seconda cifra dopo la virgola, quindi la precisione è la massima precisione, diciamo, che il broker ci consente. Facciamo exit. Perché è importante questa, diciamo, possibilità di frammentare le operazioni? Adesso vi devo pescare un attimo una slide di un altro webinar. Ah, quante cose vi insegno, ragazzi? Troppe, troppe. Troppe cose vi insegno.
questa. Allora, abbiamo capito che il tipo money management ideale è quello che adatta la posizione alla quantità del nostro conto di trading man mano che questo sale, reinvestendo gli utili, o scende adottando, mantenendo il rischio costante, diminuendo la size se perdiamo dei soldi rispetto al conto. E fin qui siamo d'accordo. Abbiamo visto le formule per fare tutti i conti, avremo un attrezzo molto pratico per utilizzare il money management a leverage fisso che ci apre, diciamo, le posizioni facendo i conti di dimensionamento preciso fino alla frammentazione più piccola che il forex ci offre. Ok, perché è importante quella frammentazione? Proprio per massimizzare, tutti i vantaggi matematici che abbiamo dal reinvestire gli utili oppure dal ridurre la posizione nel caso di rischio incassato. Ok, quanto conta, diciamo, questa possibilità? Cioè, in cosa ci avvantaggia questo, diciamo, conto più esatto rispetto a una cosa un po' più, diciamo, grezza occhio, come per esempio poter aprire 0,1 lotto e poi 0,2 invece che 0,01, 0,001, cioè 0,2, 0,3 e così via, man mano che il conto sale o cresce. Okay. Quanto questo ci aiuta? Allora, vediamo questa simulazione in cui parto con due conti da 100.000. In una situazione posso lavorare solamente cambiando, diciamo, la posizione solamente di un lotto per volta. Quindi, se ho il conto da 100.000, finché questo non diventa 200.000, lavoro a un lotto, a 200.000 lavoro con due lotti, a 300.000 lavoro con tre lotti e così via. Ok? È chiaro? Quindi uso sempre il money management a leva 1, però lo scalino che posso fare è solamente questo qui, di un lotto per volta. Ok? Nell'altro esempio uso sempre leva 1, parto sempre con un conto da 100.000. Ma la frammentazione che posso fare è quello che ci offrono i broker del Forex, che ci permettono di frazionare la posizione fino al migliaio, quindi a 0,01 lotto. È chiaro il discorso? La differenza tra le due? Quindi posizione con scaligne a un lotto, posizione con scaligne a centesimo di lotto. Vediamo la differenza. Qui l'ipotesi è comunque che faccio le mie solite 28 operazioni o quello che è, indovinando sempre non so, a leva 1, diciamo, con un gain di 112 pip circa per fare il conto, ok, diciamo, per fare un conto semplice, a leva 10 per estremizzare un pochino, diciamo, questo effetto. Ok, quindi Equity Blue è quella, sempre lavorando a leva 1, con tutte le operazioni in game, però diciamo aumentando la size solamente di un lotto per volta, cioè solamente di un lotto per volta, con gli scalini da un lotto, arriviamo a fare un gain di 1 milione, quindi decuplicare il capitale. È tutto ipotetico, ok? Giusto per vedere matematicamente la differenza. Nel secondo caso, la seconda equity, questa verde, è lo stesso identico trading, sempre a leva 1, quindi più o meno lo stesso rischio, ok, però dimensionando la size in modo più accurata. Solamente questa accuratezza del ricalcolo della size ci fa guadagnare il 50% in più, infatti arriviamo a chiudere a 1.058.000, quindi più di 50% di gain in più. Vedete quanto è importante il corretto money management e magari l'utilizzo dei
giochini come quello che vi ho fatto vedere. Cioè giochini, giochini, niente, sono strumenti professionali. Vi è piaciuta? Sapevate questa cosa qui? Vediamo se arriva. Più o meno sì, scrivono. Bravissimi, ma perché lì la metà della gente sono quelli che mi seguono sempre e queste cose le sanno già Giuseppe. Bisogna dire anche questa. Ok. Poi c'è una domanda che ti fa Gianfranco. Sì. Non so, vuoi finire prima e poi te la faccio? Sì, fa due parole sulla mia offerta formativa. Adesso, È per la cambiato pausa di qualcosa? Natale, che cosa facciamo? Studiamo, okay, come guadagnare soldi sui mercati finanziari. Non c'è momento migliore. Allora, faccio diversi webinar gratuiti, come avete visto. Se andate su YouTube, sul mio canale Trading 2.0, di Sergei Magalapro, basta che scrivete bene il mio nome, Sergei Magalapro, il mio canale, e ci sono un sacco di video, un sacco di questi webinar registrati, tra cui diversi che abbiamo organizzato insieme con Giuseppe, e lì trovate tante informazioni. Dopodiché ho questi due corsi specializzati specifici per il Forex, okay, l'Apollo Action e il Fox Forex Millionaire, che è la volpe che si mangia i polli del trading praticamente. Ok, adesso ve li faccio vedere e poi fino a gennaio dovrebbe essere pronto il nuovo corso di trading sugli indici e le commodities. Ok, per informazioni di qualsiasi tipo, email a trading2.0@gmail.com. Ok. Ve lo rimetto se volete fare lo screenshot. Ok, il mio sito web sergeimagala.net. D'accordo. Dopo, se andate lì, ci sono i vari corsi con le varie offerte. Per voi che avete partecipato a questo corso, giustamente, vi faccio un'offerta unica e irripetibile che scoprirete mandando semplicemente una mail qui a trading2.0@gmail.com, chiedendovi se vi interessa qualcosa della mia offerta, diciamo, formativa completa. Mandate una mail, chiedendo informazioni e vi girerò l'offerta. Ok? Va bene, Giuseppe, se vuoi farmi le domande, io. Allora, sì, io direi facciamo spazio alle domande un 5 minuti e poi chiudiamo. Anche 10, Allora, non c'è problema. Gianfranco ti chiede, scusa, io sono arrivato, in ritardo, ma se ho un trading system che ammette uno stop loss di 400 euro ed ho un conto di 10.000 euro, devo buttare via il trading system? Questa è la domanda. Una domanda un po' strana. Tanto è strano un trading system che rischia solo di 400 euro. Cioè, non so, fatelo modificare. Diciamo che non è una bella cosa non poter, come dire, adattare il rischio a proprio piacimento. Però, come ho già detto nel webinar, bisogna vedere cosa vuol dire questo rischio, cioè questi 400, hai detto 400 euro, cioè se è una chiusura di tutte le posizioni 4%. che ti vanno contro, se è uno stop loss, così non si capisce bene, cioè bisogna essere un po' E più poi un tuo omonimo che si chiama anche lui Sergei, ti chiede per frammentazione che cosa intendi? Questa è un po' riferita all'ultima slide che hai fatto vedere, appunto sulla frammentazione che prende il CFD. noi possiamo aprire
operazioni fino a la più piccola 0,01 lotti, quindi un migliaio di unità di un cross riferito in prima valuta, d'accordo. La frammentazione più piccola qui è 0,1 lotti, ok? Se voi il Forex non lo tradate con un broker del genere, ma lo tradate per esempio tramite i future regolamentati dal mercato CME, ok? Lì si lavora solamente a contratti interi che corrispondono alla circa di un lotto intero, quindi 100.000 unità, ok? Che poi lì un contratto sarebbe su euro-dollaro, il future dell'euro corrisponde circa 0,8, però vabbè, adesso lì cambia da volta a volta. Però per farvi capire la differenza, quindi ci sono dei mercati anche derivati con il sottostante del mercato del Forex come i future, in cui questa frammentazione così piccola non è possibile, quindi si lavora a un lotto per volta. Ok, qui invece abbiamo la possibilità di frammentare fino a 0,01. Ok, come anche per diciamo, allora, simboli mostra tutto, per magari i CFD su quello che può essere un S&P 500 CFD, qui possiamo permetterci un certo tipo di frammentazione, no, qui di un lotto per volta, che comunque questo sarà un decimo di un Ad esempio sul DAX sì, si può fare questa cosa simile. esatto. Il DAX dovrebbe essere questo. Ok, il DAX intero, future intero, quant'è? Comunque è bello pesante, qui lo si può frammentare. Ok, quindi intanto i contratti, per esempio un future da 100.000, lo tradiamo se abbiamo sul conto almeno, non so, 25.000 per non stare esagerati con la leva, ok? 50.000, leva 2, d'accordo? Qui lo possiamo invece frammentare, quindi andare tranquilli, lavorare con dei conti più piccoli, quindi già a livello. Quindi rischiare una cosa giusta anche con i conti più piccoli. Ma anche se abbiamo un conto capitalizzato, come vi ho fatto vedere nell'esempio, nella slide, d'accordo? Anche avendo un conto capitalizzato, la possibilità di frammentare le posizioni passando da un lotto intero a un centesimo porta a questo vantaggio. Okay. Adesso non è che guadagnerete il 50% in più, ok? Rispetto all'altra cosa, qui è abbastanza, come dire, esagerato l'effetto, però farvi capire che comunque è uno dei tanti piccoli vantaggi matematici che perché non sfruttarli, se l'unica cosa che abbiamo detto è che possiamo controllare in maniera certa, in maniera matematica, facciamole lavorare a nostro favore, le cose che possiamo controllare, giusto, Giuseppe? Assolutamente d'accordo. Allora, io sì, direi perché possiamo chiudere. Le domande intelligenti sono finite. Allora, ci sono poi domande sulla registrazione. Allora, poi un altro chiede, puoi farci rivedere la procedura sulla MT4 per il backtest? Però credo che sia un po' fuori tema, nel Sì, senso che un bel po' fuori tema. direi di allora no, di magari Pietro scrivi poi a Sergei che ti magari poi ti risponde Poi non così. magari intende perché dopo, allora, magari vuol dire che allora, questo sistema qui, sì, ho capito cosa intende lui. Questo giochino qui si può utilizzare anche in backtest per aprire e chiudere le operazioni, quindi fare dell'allenamento e dopo avrete l'equity risultante. Se andate a vedere, adesso ci vuole mezz'ora per farvelo vedere. No, no, ma l'hai fatto vedere nel secondo webinar di Tikmill, quindi. Bravo, quello che stavo per dire, esatto. Nel secondo webinar, quello sulle piramidazioni, vi do un giochino del genere che vi apre le piramidate, diciamo. Il procedimento è sempre lo stesso ed è già in quel webinar. Perfetto, e quindi poi basta andare lì e aspettare l'email di Sergei che ve la invierà nei prossimi giorni per tutto il discorso che abbiamo fatto nei primi webinar, così.
poi potete fare tutte le prove del caso. Ok, Sergio, io direi di chiudere. È stata un'ora e mezza molto interessante come sempre, mai banali i tuoi webinar. E io vi do appuntamento ai prossimi per questo 2019. Abbiamo comunque concluso la serie formativa con TICMIL, quindi io colgo l'occasione anche per farvi gli auguri di buone feste. E con Sergei sicuramente organizzeremo qualcosa sempre interessante nel prossimo anno. Va Ok, bene, grazie Sergei, come grazie Giuseppe, sempre. grazie a tutti gli spettatori. E niente, buon anno, buone feste. Buone feste a tutti e buona serata.